In tale contesto, il Presidente Meloni ha riaffermato l'importanza di un approccio a 360 gradi alla sicurezza alleata, richiamando i rischi provenienti in particolare dal continente africano e collegati alla sempre maggiore pervasività della presenza russa e cinese. La NATO ha colto, soprattutto nel corso dell'ultimo anno, la rilevanza di questo quadrante, dando ascolto alle sollecitazioni che sono partite dall'Italia. Infatti, nel precedente vertice di Vilnius del 2023, coagulando la volontà di altri alleati europei, l'Italia riuscì a far approvare l'istituzione di un gruppo di esperti per il Sud, che avrebbe dovuto presentare le risultanze di un apposito studio a distanza di un anno entro il vertice di Washington. Questo gruppo di esperti, di cui faceva parte anche un rappresentante della Farnesina, proprio nell'imminenza del vertice americano, ha reso noto questo studio, le cui raccomandazioni prevedono l'adozione di un piano d'azione per il Sud, essenzialmente focalizzato a garantire, a richiesta dei paesi partner e amici, attività di consulenza e di defense capacity building, e l'istituzione della figura del rappresentante speciale del segretario generale dedicato all'area. Questi risultati sono un chiaro successo dell'attività politica e diplomatica svolte dall'Italia in seno all'Alleanza. Tuttavia, non voglio nascondere, questo successo è stato in qualche modo macchiato dalla decisione assunta dal segretario generale uscente in merito alla nomina del rappresentante speciale per il Sud, che ci ha lasciato particolarmente perplessi, mi ha lasciato particolarmente perplesso, e su cui intendo fornirvi uno specifico approfondimento più avanti.